Buongiorno a tutti. So che lei si aspetta la domanda che Beva si sente, io non gliel'avrei fatta, però so è giusto a questo punto. Ma io non me l'aspetto, però se me la fa mi fa piacere. Ciao, ci dica che Beva si sente. Anzi, Lando Maria Sileoni. Sì. Buonasera, buongiorno e benvenuto, che Beva si sente. Facciamo come se fossimo in televisione. Mi sento una balena. Quindi un po' sei preparata, perché non è che a balena di... No, no, la balena, lei tenga presente che ho fino a 15 giorni fa, per anni, avevo una coda di balena qui, che ho acquistato ad Oslo in Norvegia. Perché le piace la balena? Perché è l'unico elemento, l'unico animale che secondo me sa ascoltare e che canta sempre. E lei sa ascoltare? Io penso di saper ascoltare. Qualcuno l'ha definita il Mourinho dei bancari. Sì. Oh, ieri c'è stato il derby, è un complimento? Sì, molto. Perché? Io vado un po' più indietro, se no non la vedo. Uscirò dal cono della luce, quindi verrò mai... No, lei rimanga... Intanto questo qualcuno che mi ha definito un Mourinho dei bancari è uno dei più accreditati giornalisti economici italiani e internazionali. E chiaramente mi ha fatto molto piacere, ma il Mourinho dei bancari perché credo che Mourinho, oltre che sia un personaggio diciamo vero, perché non è costruito al di là di come quello... dicono al Grande Fratello sempre, dico no perché io sono vero. Sì, ma lui è vero, secondo me è vero veramente. Io tra l'altro ho avuto la fortuna di parlarci un paio di volte e sono andato anche a Setúbal una volta che sono andato a fare un viaggio in Portogallo per vedere dove è nato, dove è cresciuto, dove ha trascorso l'infanzia. Sì, la sua infanzia. Ma lei perché si sente Mourinho? Mi sento Mourinho perché e mi ci sento in maniera vera, perché penso di essere uno che poi alla fine ottiene quello che vuole nel mio settore, di essere un vincente e di aver trasformato a livello sindacale in 30 anni di attività insieme a loro in un modo di far sindacale che soltanto noi oggi abbiamo in Italia. Non è un caso che abbiamo portato a casa un aumento doppio, triplo rispetto ad altre categorie. Ci arriviamo ai 435 euro. Sì, medie poi tra l'altro. Ma come definirebbe il suo carattere, parlando appunto lei, se si paragona a Mourinho, ha delle, no, delle caratteristiche, delle... Ma io guardi, sinceramente non mi prendo molto sul serio, ho tutta una serie di interessi collaterali che amo, sono circondato da un gruppo di veri amici. Ma il suo carattere com'è? Vendicativo. Che poi è bello perché quando io chiedo un difetto nessuno, tutti dicono sono troppo sensibile, no, sono ritardatario. Invece io neanche gli ho chiesto il difetto, proprio neanche sì. Lo considera tale. Non rompo le scatole a nessuno per principio, però. Questa cosa ci piace moltissimo. Mi dice l'ultima volta che lei proprio ha visto passare il suo cadavere, no il suo per fortuna, il cadavere di un suo nemico sul fiume così? Un anno fa. Che è? Che è un personaggio che in maniera losca, rappresentando chiaramente una banca a livello sindacale, è andato a raccontare tutta una serie di questioni personali nei miei confronti che non erano assolutamente vere, ma proprio inventate. Ci dica le iniziali, vediamo se è quello che... Le iniziali? Adesso manco mi ricordo come fa di cognome, io questo, pensi che importanza gli davo. Di cognome inizia con la R. Con la R. Non, vabbè, è, quella, non è quello che pensa lei che inizia con la F. Però con la A di nome, io pensavo. No, non è lui. Ci ha fatto pace? Pace e guerra alternativa a seconda delle situazioni. Vabbè, poi ci arriviamo. Comunque, restando sul tema della Roma, ieri ho seguito in streaming bellissimo dibattito con Caro Figlio e lei a un certo punto ha citato l'allora presidente della Roma, Viola, sì, dicendo che la Roma sta simpatica... Quando arriva settima ottava. Quando è settima ottava, ma già quando è seconda... Quindi lei, paragonandosi, no, a questa squadra, sì, e alla posizione, sta più simpatico o più antipatico? Ma
lei? Io sono molto apprezzato qui all'interno, anche se qualcuno chiaramente anche qui dentro non lo dice, ma non la pensa per come io ho condotto la realizzazione. Però lei legge pure nei pensieri altri. Quelli che non l'apprezzano. Ma no, ma vado a pelle, essendo uno scorpione ascendente leone, riesco a percepire quello che c'è nell'aria. E sono particolarmente detestato all'esterno, perché cerchiamo di non far beccare palla a nessuno. Perché cerchiamo? Di non fare beccare palla a nessuno. Ma lei sta antipatico perché vince? Sì. Poi è bello perché finge così, è diplomatico, dice no. Senta, lei in più occasioni, anche ieri, ha parlato di invidie, veleni, ipocrisie. Per uscire dal vociare, no? A chi si riferisce? Cioè, lei sente di aver subito questi veleni, queste, no, queste voci, queste invidie, e perché tanto invidiato? Ma da chi? Cioè, da chi vengono? Ma l'invidia viene perché il nostro è un settore strategico, le banche, dove quindi noi abbiamo contatti diretti con chi veramente governa il paese, non con la classe politica che non la governa, perché la finanza, lei sa bene, ha il sopravvento da molti anni rispetto alla politica. Quindi chi ha un certo tipo di rapporto con gli amministratori delegati e si pone sullo stesso livello ed è considerato sullo stesso livello, non in maniera ipocrita, ma per quello che ha fatto e per quello che vuole fare per la categoria e per le persone della nostra organizzazione, è chiaro che suscita tutta una serie di gelosie. Io sono abituato a rivoltare il tavolo, sono imprevedibile e ho sempre cercato di rinnovarmi e di inventarmi sempre qualcosa di nuovo. Vengo da un'esperienza politica, perché come molti sanno, a 28 anni ho avuto un'esperienza regionale. Fra il 90 e il 95 è stato consigliere comunale. Sì, anche assessore. Collega allo sport e poi assessore. Sì, esatto. Mm. E, ho avuto delle esperienze della regione, ho avuto anche esperienze, ho gestito il centro agroalimentare della provincia di Viterbo con diversi ho fatto mille cose, pure la radio a un certo punto. Noi siamo stati i primi a Viterbo, vedo che lei ha letto il mio profilo. Perché lei c'ha proprio il sito, perché non bastava quello Fabi, lei c'ha proprio il sito personale. E noi siamo stati tra i primi in Italia, forse una delle prime tre radio che a livello giovanile... Si chiamava Radio Lupo? Radio Lupo Solidario. E facevamo, è un piacere che me l'ha ricordato, che facevamo musica prima per la provincia, poi per la regione, poi... arrivavamo anche alle regioni più vicine al Lazio. Ma lei era solo il fondatore, non è che faceva pure lo speaker? Sì, no, facevo speaker dalle... Faceva le canzoni, tutto? Sì, ma non le commentavo. Ma non canzoni italiane, a me non piace la musica italiana. Dall'una alle tre di notte, spesso. E lei c'ha tante vite, pure il calcio, no? A un certo punto... Il calcio l'ho praticato, mio padre è stato uno che ha fatto la storia del calcio, perché mio padre è stato quello che portò la Viterbese Calcio da livello dilettantistico alla Serie C, che era il livello professionistico, e lei pensi, fu invitato anche alla trasmissione con Bonanna a Calciomercato, durante la presidenza della Viterbese Calcio ci fu il primo sciopero dei giocatori professionisti in Italia contro mio padre, perché avevano 3-4 era un destino che poi si trovasse dall'altra parte. Esatto. Comunque, già che lei ha citato il sito suo, che già insomma è una bella così manifestazione di che non curo io, vabbè, però è suo, si chiama come lei, sarà suo. Sono andata a vedere, c'è la sezione che si chiama qualcosa di personale, che inizia così: chi mi conosce sa che non parlo molto di me. Lei pensa che io parlo molto di me? Oh. Io è la prima volta che parlo. Io pensavo fosse un refuso il non, dico gli è scappato il non. Io non ho mai parlato di me. Vabbè, cool. Fabi, è una realtà importantissima, 120.000 iscritti, insomma lei è stato eletto per la prima volta nel 2010, giusto, col 99% dei consensi, e riconfermato a giugno con il 98,2, quindi c'è stato comunque un calo significativo. Sì.
è in crisi di consensi. Sì. Più che altro sono crisi io spiritualmente. Si comincia dall'1,8. Esatto. Senta, ma questo 1,8% che non l'ha votata, lei l'ha stanati questi? Tutti. Questi temerari? No, tutti, tutti. Eh? Tutti. Se per questo ho ricevuto anche... La staratico, ma già lo sapeva un po' perché sono schedati tutti. Ma lì ci conosciamo tutti. E poi, no, non so schedati, vado un po' a naso, a pelle, come va lei. E quindi credo che il consenso si costruisce sulla base delle cose che ma vengono... Ma sei informato? Io sono appassionata fatte. Di questo 1,8. Sei informato un po'? Cioè, ci ha parlato con qualcuno di questo? Beh, una parte di quell'1,8 non direttamente perché era già uscita dall'organizzazione, hanno poi... È uno stato di polizia, Fabi. Hanno poi, insomma, alla vigilia del congresso, per 7 settimane hanno inondato l'organizzazione di lettere anonime. Che poi non ci credo, secondo me sono brogli, secondo me era al 100%, non è possibile. Sì, ha ragione, troppo sarebbe stato. Ma quell'1,8 non l'ha votata perché? Perché ha sbagliato, ha votato quello con la crocetta sopra, sì. Comunque lei è al quarto mandato? Sì. Possiamo definirla una monarchia? Ma la possiamo definire una monarchia? Sì, io glielo dico anche con convinzione, la possiamo definire una monarchia. Lo dice pure, cioè, contento. Soddisfatto. Ma lei pensa già da monarca a un erede o un Sileoni e per sempre? No, noi, io sono... noi, perché c'ho un gruppo di amici, di persone che sono dei fratelli per me, che noi già stiamo lavorando da tempo per il ricambio generazionale dell'organizzazione. E lei quindi si ripresenterà? Oppure questo è lui? Allora, io le dico molto chiaramente che sarà un paio d'anni che mi sto guardando intorno. Cioè, fuori da Fabi? Fuori da Fabi. E ho ricevuto moltissime proposte dalla politica. Siccome vengo dalla politica, ma dalla politica quella vera, e non mi riconosco in nessun partito attualmente presente, per me la politica è l'ultima delle cose che farei, anzi la escludo completamente. La esclude? Sì. Non prova un attimo, perché in qualche modo anche il suo lavoro è un lavoro politico, no? Ne fa. No, io lo faccio, l'ho improntato a livello politico, l'attività sindacale della prima organizzazione. Quando uno guida un'organizzazione che è la prima nettamente, che ha fatto il primo contratto di categoria da sola nel 48, non può svolgere una leadership tecnica, deve essere una leadership tecnica ma prettamente politica. I rapporti personali con gli amministratori delegati, ad esempio, sono fondamentali. Comunque, e quando lei dice mi guardo intorno, verso in che direzione? Nel campo ambientalistico. Sì? Sì. Questa è la notizia, già che insomma, la monarchia vede un... Non voglio dire la parola fine perché proprio guardi, neanche lo penso, però insomma un cambio. Diciamo che ho una attrazione fatale, come il film, per tutto quello che è il mare. Ho passato la mia gioventù praticando sport agonistici di mare. Windsurf lei? Ma windsurf, faccio anche altro, tutto quello che è vela, ma lo faccio a livello agonistico, cioè... Io a 63 anni esco col mare Forzotto. Ma fa a livello agonistico con se stesso o partecipa? No, partecipa sarebbe veramente ridicolo che io partecipassi. Quindi, però le posso garantire che a molti trentenni ancora qualche bastonata gli ammolla. Sì. Ma ecco, lei vive a Civitavecchia, quindi lei c'ha proprio un attratto. Ma perché le piace così tanto il mare a lei? Perché, le dico perché... Perché quando avevo 1 anno e mezzo faticavo a respirare, avevo dei problemi di ansia e di respirazione. Poi qui c'è mia figlia mi salvò mio padre portandomi da Viterbo, perché noi abitavamo a Viterbo,
ogni mattina per 2 anni a prendere l'ossigeno del mare alle 6 di mattina. Mio padre, perché era già direttore di banca, partivamo alle 6 e io facevo una passeggiata con lui di circa 40 minuti ogni giorno, sabato e domenica compreso, su suggerimento dei medici, e da allora riuscii a risolvere il problema della respirazione. Quindi è un elemento salvifico per lei, esatto, diciamo, il mare. Ah, tornando a quel 98,2% dei consensi, no? Lei, al di là del fatto oggettivamente che è bravissimo, ma come se lo spiega, diciamo, un plebiscito così, bulgaro? Ma lo sarà chiesto, perché è impressionante, no? Sì, me lo spiego perché rispondo a tutti. Male, ma risponde a tutti. No, rispondo a tutti, bene, penso. Sì. Rispetto tutti, non penso di essere un arrogante. Sono uno, chiaramente, che sa quello che vuole. Però lei piace. Non sono un santo, perché ho i miei difetti, molti. Però ho dato la mia vita all'organizzazione e alle persone che stanno qui, e anche quelli che c'erano prima, perché ho sempre creduto nell'attività che faccio. Tenga presente che tutto nasce dal momento in cui mio padre era direttore generale della Banca del Cimino, una banca locale importante in provincia di Viterbo. Muore mio padre, io entro a 16 anni, e siccome i direttori generali a quel tempo erano odiati da tutti, automaticamente tutti i nemici di mio padre, che erano tantissimi, me li ritrovai nemici miei per almeno 4-5 anni, e allora mi difesi entrando nel sindacato. Senta, lei lo diceva un po', lo diceva prima, no? Si tiene lontano dalla politica, però anche se ogni tanto sembra, insomma, si può intuire la sua posizione politica, in realtà non è chiarissima, perché certo appoggia delle cose. Se dovesse dire l'operato di questo governo, lei lo giudica favorevolmente o no? Così, banalizzando, eh? Io giudico molto positivamente l'operato personale del Primo Ministro, che ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere, e che reputo una donna in gamba. Non condivido, condivido pochissimo dell'entourage, non ho mai votato in quella direzione. Però credo che sia una donna con gli attributi, che sia una donna che abbia preso rispetto all'Europa una posizione intelligente e che abbia... Sul MES lei la pensa diversamente? No, sul MES la penso diversamente, perché noi non abbiamo, questo governo non ha lo spessore per andare, come dire, per mettersi di traverso 25 paesi che hanno votato sì. Tra l'altro parliamo di una parte del MES, perché, come lei sa meglio di me, il MES è stato nella sua interezza ratificato già da diverso tempo. Senta, Fabi oggettivamente ha sempre mostrato posizioni anche rispetto alla politica molto autonome, diciamo che comunque c'è sempre stata un'indipendenza, no? Questa libertà lei la riconosce anche, questa è una domanda seria, anche all'interno di Fabio, oppure in qualche modo un po' decide sempre tutto lei? No, io non decido mai da solo, guardi, le dico sinceramente, decido sempre insieme ad altre 2 o 3 persone. Tre? No, 2 o 3 persone che fanno parte della segreteria, poi chiaramente la... C'è la sua fiducia. Persone di sua fiducia. Sì, persone con le quali ci sono cresciuti insieme, so quello che pensano di me, so che non mi tradiranno, ma ci confrontiamo in maniera molto serena e molto, molto vera. Però siete in tre, in qualche modo se li porta dietro da sempre, mi pare di capire. La domanda è se esiste una collegialità o reale. Esiste una collegialità sempre con il Comitato Direttivo Centrale, non è una frase comune. Però le decisioni più importanti, quelle che mi riguardano personalmente, le prendo insieme a queste 2 persone. Lei è considerato l'uomo che sussurra i banchieri? No, perché di fatto lei è l'interlocutore privilegiato dei vertici di tutte le banche. È la controparte più sopportato o più temuto? I primi 5 anni ero sopportato. Poi sono stato una parte temuto, poi non le sembrerà vero,
tutti non possono fare a meno più di me. Perché? Perché? Perché quando devono decidere operazioni importanti, in qualche modo vengo sempre coinvolto prima dell'applicazione della decisione. A oggi, fra 2 anni, un altro film l'abbiamo annunciato. Ho dato una notizia. Ma anche, magari prima anche. Vuole lasciare prima? No, sono un po' stanco, ma non stanco fisicamente, sono un po' triste rispetto a quello che avviene intorno a me. Intorno a lei, all'interno? Intorno a me, all'interno dell'ambiente che frequento, non solo qui dentro, l'ambiente che frequento con le persone, non mi piace in quale direzione sta andando il mondo, non mi piace non mi piace vedere che c'è tanta gente che sta male, non sopporto l'idea, l'ho ripetuto ieri e oggi 1000 volte, che non funzioni niente, non mi piace che vengano da certi giornalisti e da certi talk show televisivi valorizzate persone che non valgono una lira, e ce ne sono tante. A chi pensa? No, ma non voglio far nomi, io so perfettamente, insomma, chi vale e chi non vale, li conosco tutti, li frequento da tempo, vado, come lei sa, in trasmissioni televisive da tanti anni, quindi... Diciamo che le persone sono sempre state male e il mondo non è mai girato benissimo nella direzione giusta. Perché adesso, diciamo, impatta talmente tanto su di lei da pensare... Perché mi sto accorgendo che... Prima che mi sto accorgendo ora che non sia più sufficiente cambiare le piccole cose per cercare di cambiare le grandi cose. Ma c'è qualcosa, un evento scatenante che l'ha delusa a tal punto da maturare questa decisione così, insomma, importante? Sì. Ci sono più eventi che m'hanno, alcuni personali che non voglio assolutamente toccare, ma che m'hanno profondamente segnato. E poi c'è una visione del prossimo futuro che per mia figlia che è qui e per i figli di ognuno di noi non si prospetta assolutamente, diciamo così, positivo. Vabbè, quindi diciamo ci sarà una svolta personale. Non è che ci sarà, sto cercando una svolta. Già in atto. Già in fase di maturazione. Ok. Senta, per il periodo in cui è stato temuto, che forse è ancora in corso, il timore nei suoi confronti, le piace un po' essere temuto? Un po'. No, ma mi devono temere, perché io poi sono uno che... Appunto. Cioè, mo non è perché c'è la svolta personale. No, ma non c'è un problema. Guardi, per principio no, sono uno che farebbe sta bene tutti. Però siccome spesso vengo... attaccato e in maniera anche veramente vergognosa, perché poi il nostro è un ambiente, quello delle banche, che non è uguale agli altri ambienti, forse paragonabile a quello dei giornalisti, ma forse un livello più alto il nostro, proprio perché ci sono interessi più alti. Quando vedo che qualcuno direttamente o indirettamente vuole colpirmi, poi divento feroce e ho imparato a mettere in piedi tutta una serie di strumenti e tutta una serie di iniziative che possono in qualche modo colpire. La controffensiva? Eh? La contraerea? Sì, no, è peggio della contraerea, è una situazione di grande consapevolezza su quali sono i lati deboli, il tallone d'Achille delle persone che mi attaccano. Lei l'ha studiato, lei sa come difendersi attaccando l'avversario? Sì, so quali sono i punti deboli perché poi so come muovermi per sapere... Ma lei l'ha sempre un po' vissuta così però? No, i primi anni no. Poi siccome ce l'avevo quasi tutti contro, mi sono dovuto attrezzare. E perché sa comandare molto bene, ma perché le piace comandare? A me non mi piace comandare, a me piace realizzare le cose belle. Lo facevo anche quando organizzavo...
Lo facevo anche quando lei pensi che a Tarquinia io avevo 22, 23 anni, organizzai per 8 anni i campionati italiani di windsurf, no? Venivo da ogni parte d'Italia e per la prima volta, ma parliamo di 200 persone nell'acqua, che è un colpo d'occhio incredibile, e per la prima volta ci fu una diretta televisiva, no? Poi fu chiamato l'anno dopo dagli organizzatori del mercato nautico di Düsseldorf, che è il più importante, anche più di Genova, e fui premiato come l'organizzatore della manifestazione più bella fatta in quegli anni. Ecco, a me piacciono le cose belle, mi piace essere circondato di cose belle e non mi piace perdere tempo con le cose che non... Che non... E il potere non le piace? No, il potere a me assolutamente non mi fa né caldo né freddo, perché so perfettamente che l'unico potere vero è quello che ho dentro. Vedi come la seguono. Ma io con lei sono sincero. Senta, se dovesse indicare quella che è stata la sua più grande vittoria in questi anni, tante, ma me ne dica una che la rende particolarmente orgoglioso, non so se sono 435 euro di media o altre, me ne dica una. La mia vittoria è che c'è mia figlia qui oggi. Lei la cita tanto, anche ieri ho visto, no? È legatissimo a sua figlia. Tra l'altro guardi, le faccio una confessione. Ne ho parlato con lei, no? Con chi invitiamo, mi ha detto guarda, invita la Fagnani e io... Grazie, Lavinia, grazie. Beh, è andata così. E lei che padre è? Sono un padre che anticipa gli eventi e che cerca sempre di capire quello che può servire anche quando lei sta bene. Di intercettare i suoi bisogni senza che lei... Esattamente. Quindi... Che voto si dà come padre? Come padre io do 11. Ah. La certa modestia, lei dice no. La certa modestia. Lei non è un modesto comunque. Dovrei essere modesto? No, chiedo. Vabbè, l'aiuto io nella modestia. Mi dica una cosa in cui invece proprio ha fallito. Dove ha fallito? Una cosa proprio che ha fallito. Un insuccesso clamoroso. Nel lavorare in banca. Nel lavorare in banca. Vabbè. Sì, prima di diventare sindacalista. Non una cosa vera? Una cosa vera è questa. Una cosa vera, vabbè, no, una cosa che proprio gli è andata male. Che mi è andata male? Che non c'è riuscito, dove lei ha fallito. Ci sarà stata? Vede, non gli viene. Lavinia, dove ha fallito papà? Tante cose. Io o aspetto o vado avanti. Vado avanti perché non mi viene in mente niente. Manda un WhatsApp domani. Dopo. Mando WhatsApp domani. Se gli viene, poi magari non ne verrà mai. Lei ieri ha ricordato, mi ha colpito, no? Le sue ha detto 500, ho fatto negli ultimi 7 anni 500 ospitate televisive, presenze in televisione, di cui l'80% in diretta. Cioè, lei le conta? Ma le conta da Francesco De Dominici, che è il mio capo ufficio stampa. 500 ospitate? Sì, radio televisione. Lei va ovviamente per necessità comunicative. Ma non parlo mai di attività sindacale, parlo sempre di finanza, di tutta la clientela sulle banche, di questo. Sì, lei interviene su varie cose, ho visto un po' di cose. Un po' proprio le piace la televisione. Guardi, le faccio una confessione. Per me è stata una delle più grandi vittorie della mia vita, per un motivo semplice. Dopo Lavinia. Perché io fino a 18 anni balbettavo. Non riuscivo a parlare. Questo è bello. E quindi balbettavo, non riuscivo a mettere una parola dietro all'altra e quindi mi sono fatto violenza, ho dovuto superare fino ad arrivare. La prima volta che andai in diretta fu a Matrix con Nicola Porro e quindi per me è stata una vittoria personale interiore. Immagino, è vero.
Tra l'altro lei un po' però è una garanzia di litigio, no? Un po' la chiamano pure perché lei... Poi a me fa impressione che ogni tanto non gli dice niente di particolare l'interlocutore, dice una cosetta minima e lei subito si arrabbia, cioè... Beh, no, parte quella campo. Volta che andai a finire su Striscia la Notizia ai Nuovi Mostri... Quello con ci Giacalone, sarebbe... lei con Giacalone. Sì, con Giacalone, lì ci sarebbe... forse gli è andata pure bene quel giorno. Infatti lui che ha detto una cosa... Ma ha detto che ero suonato. Ha detto questo è suonato e lei è impazzito. Dice, sia... No, io non sono impazzito, io ho detto senta come parla perché è suonato a lei, io l'ho ripetuto 4 volte, poi Striscia la Notizia mi ha dato ragione a me. È un po' bullo ogni tanto lei. Un po' romanista. E romanisti non sono bulli, dipende dalla categoria. No, ma io sono romanista. Lei ha detto dipende... laziale. Io sono laziale? No, lei è romanista. Sì. Beh, i romanisti sono un po' bulli, no? Ma buca lo schermo, più lei o più Landini? No, non c'è paragone. Più lei? No, non c'è paragone. Ma guardi che Landini buca lo schermo. Io ho massimo rispetto per Landini, per Sbarra, per... Però, se parliamo di telegenia, forza, no? In televisione, lei... Forse con 7-8 kg di meno rispetto a oggi, sì. No, quello dice bello, sta parlando di quello, ma di... È più, però Landini è più popolare. Sì, sì. Senta, io le dico questo. Con Francesco ogni volta che vado in televisione andiamo a vedere il giorno dopo gli ascolti, no? Non mi faccia come la Parietti che dice che il picco Parietti che ogni volta che parla lei c'è il picco. No, ma io non so la Parietti. Lei come Alba Parietti. La Parietti non so neanche scriverla, quindi non... Cioè, la Parietti, cioè, non è che la conosco. Le dico molto chiaramente che per quello che ci viene riferito... gli ascolti ce l'abbiamo sempre. Ma io dice Francesco? No. Tipo un trumascione. No. Hai fatto il picco pure stato? No, ce lo dice Francesco e che chiaramente poi lo chiede alle redazioni, quindi. Non lo so sta cosa del picco. Ieri caro figlio ha detto una cosa che mi ha colpito, ha detto il dissenso, parlando anche un po' dei litigi, ha più a che fare con l'ego che con il merito. È possibile sia vero? È vero. Quindi ogni tanto, cioè quando lei va e già parte carico, un po' non è una cosa fondo narcisistica? Io non parto mai carico. Mi carico quando sento delle bestialità, ma per un motivo semplice, perché soprattutto nel nostro settore, anche ad alto livello, non studia nessuno, non approfondisce nessuno. C'è gente che guadagna una barca di soldi e se ne frega di interessarsi di argomenti che magari deve trattare con noi o con la clientela o con altre, situazioni importanti, insomma. Quindi a me non piace molto la superficialità di come uno gestisce la propria professione. Io lo faccio in maniera meticolosa, credo, curo molto i dettagli. Tutta sta gente lei quante volte l'ha incontrata in un contesto mai obiettivamente. Ma faccio come loro mai ma insomma noi... No, io faccio parte del 99% del... ma il primo giorno e poi oggi non abbiamo invitato gli amministratori delegati. Quando invitiamo tutti gli amministratori delegati abbiamo 2000 persone, spesso non riusciamo neanche a trovare le sale adatte. Lei è nato a Viterbo, cosa le è rimasto e in che modo la provincia l'ha aiutata nella vita? Allora, Viterbo è stata per me un dramma, una catastrofe. Quando vado a Viterbo io passo dai vicoletti per non incontrare i viterbesi. Sì? Sì. Perché? Perché i viterbesi vivono di invidie e i viterbesi sono molto, molto... diversi da magari da anche da altri da altre persone, perché se lei frequenta i viterbesi un giorno ci sta bene, se lei frequenta 2 giorni comincia già ad avvertire qualcosa che non va, al terzo giorno si prendono delle libertà tutti che non possono prendersi. È una città dormitorio, è una città che si divide fra clan, è una città che... Un giudizio a luce e ombre. Sì,
Una città che... Che salutiamo gli amici. Ah, tenga presente che ho fatto. Se sono in streaming, è un caro saluto. No, ce l'abbiamo qui, ce l'ho tanti. Terbo. Ma un conto sono le persone che gli amici... Lei li ha salvati un po', quelli che c'erano da salvare. Sì, l'ho salvato. Me li sono portati dietro. Ma Fabi, infatti dicono che c'è un po' una lobby della duscia dentro, Fabi. Sì, questo è vero. Ah, è vero? Sì. Abbiamo fatto il cerchio magico di Vitello. No, non c'è il cerchio magico perché non sta nessuno in segreteria, quindi... Ritiene punti strategici. No, ma Viterbo, se ne parla con chi conosce Viterbo, che non è di Viterbo, hanno provato ad inventarsi l'aeroporto. Ah, proprio lui c'è proprio. No, beh, ho fatto l'amministratore a Viterbo dopo 10 anni hanno scoperto che essendo zona militare non poteva nascere un sito per costruire un aeroporto. Viterbo è questa, vado a vedere la classifica recentemente pubblicata delle città, delle province dove si vive meglio, guardi a che posto in classifica è. È proprio un odio verso Viterbo. Ma no, non è un odio. Parla così della città, c'è pure nato. Io quando sono uscito da Viterbo sono rinato. Non oso chiederle, però la scelta, come se sta a Civitavecchia dove vive lei. Civitavecchia vivo in un posto meraviglioso. Vede, voi adesso esagera. No, un posto meraviglioso perché dopo tanti anni sono riuscito a farmi una casa direttamente sul mare, non c'ho una strada sotto, e quindi ho 6 finestre, 7 finestre sul mare dove vedo un'attività fantastica di... navi da crociera che partono e che tornano, dove vedo una pulizia della città e del lungomare che neanche a Santa Monica o in altri posti ho trovato. Esagera su Civitavecchia, Santa Monica. Le dico la verità. Viterbo è... Ma se vuole le faccio vedere le foto di certi tramonti. Ci sono degli amministratori delegati che chiedono... che sono e che io glieli mando molto volentieri le foto dei tramonti che si vedono di Civitavecchia. No, di Civitavecchia che si vedono a casa mia. Ovviamente miglior tramonto d'Italia. Senta, lei nella vita ha fatto tutto quello che voleva o c'è qualcosa? Avrei voluto fare il frontman di un importante gruppo rock, avrei voluto fare il musicista e avrei voluto fare il magistrato, spero che lo faccia mia figlia. Anche ieri lo diceva, molto felice di questa sua, della carriera, insomma. Ma c'è qualcosa a livello personale che le dispiace, al di là delle cose appunto, no? Non poteva fare tutto, ha fatto tanto, non poteva fare tutto, però qualcosa che non ha realizzato e che le dispiace? No, ho perso tempo, ho perso almeno una decina d'anni correndo dietro a situazioni che non... che sapevano che mi piacevano, che sapevano che però non potevano darmi nessun tipo di soddisfazione professionale. Ho acquisito conoscenze ed esperienze per via di quei 10-12 anni che ho vissuto in un certo modo, ma contemporaneamente ho perso dei tram importanti, dei treni importanti che potevo... Quale? Me ne dica uno. Beh, diciamo che ad esempio se avessi continuato a fare politica credendoci, nonostante tutto quel casino che c'è stato nella cosiddetta Prima Repubblica, molto probabilmente... Le sarebbe piaciuto? Mi piaceva un certo modo di capire come funzionavano e giravano le cose nel mondo e in Italia. Ma lei quando uscirà da Fabi, visto che in qualche modo sta individuando, no, il suo erede, diciamo, potrà essere eletto, sì. Ma ho capito che... Sì. Lei starà veramente fuori oppure ne sceglie uno per continuare a comandare da fuori? Ah, io il giorno che esco non torno più. Ma neanche non è che telefona poi? No, non esiste. Finisco, basta, farò altro. Senta, per chiudere, cosa vorrebbe che i suoi iscritti sapessero di lei che forse fino adesso non hanno capito o intuito? Perché lei magari non ha consentito questi... Guardi, io non ho mai, e lo ripeto, mai preso una decisione contro la categoria né contro gli iscritti.
e ho sempre cercato di svolgere con la massima onestà possibile forse sono uno dei pochi sindacalisti in Italia che opera, e qui ce ne sono tanti, che opera nell'interesse veramente della... E secondo lei questo non l'hanno capito? Sì, se l'hanno votata così tanto... No, ma l'hanno capito, ma non l'hanno capito alcuni nostri dirigenti, per esempio, e non l'hanno capito le persone con le quali ti ritrovi, non come amico, ma come compagno di viaggio, magari di altre organizzazioni. Io non ho mai svenduto una situazione né una persona, mai lo farò. E invece a livello personale, diciamo, il suo carattere, del suo animo, c'è qualcosa che vorrebbe che loro sapessero, perché magari fino adesso non ha avuto modo di farlo intendere così chiaramente? A livello personale rispetto all'attività... Sì, di lei, della sua persona, della sua personalità, del suo carattere, del suo animo. Secondo lei si intuisce tutto? C'è qualcosa che le dispiace, che magari è stato frainteso o non capito? C'è stato un periodo che venivo criticato perché ero troppo, apparivo per uno che era troppo, che accentrava troppo su se stesso le cose. La verità, non è vero, poi, fra l'altro. No, non è assolutamente vero. Io ho uno staff di persone che hanno delle responsabilità, tra l'altro molte sono donne. Che competenti, che abbiamo fatto crescere. Ma noi, lei lo sa bene, noi per la 7, anche per Canale 5, qualche volta capita anche per la Rai, noi diamo approfondimenti che escono come prima notizia sui telegiornali in prima serata. Quindi dietro lei sa bene che c'è tutto il lavoro. C'è, mi vuole dire che è un lavoro di squadra, ovviamente è un lavoro di squadra, poi scherzo. Di preparazione, però. Di tutto. Di professione. E quindi che devono capire questi iscritti che non si hanno capito fino adesso di lei? Non devono capire niente, perché tanto ormai il mondo va così, le persone vanno così, la categoria io credo che in parte abbia già dato per scontato che e abbia già dato, forse e abbia già in parte fatto ragionamento, ma questi sono soldi che ci aspettavano, no? Come fanno un po' tutte le persone, tutte le situazioni. È stata una fatica, non ci ha regalato niente nessuno, ci siamo alleati, è vero, con la banchiere più influente in Italia, ma lo abbiamo fatto perché lui aveva in quel momento le nostre stesse idee. Mi ha creato un imbarazzo questo? No, io l'ho pubblicizzato il più possibile. Mi sono incazzati gli altri amministratori, sono problemi loro. E su questo, grazie, grazie, grazie per la sua simpatia, grazie. Grazie a tutti.